Le cose da fare sono, già, non sono... il parco dell'ex è pieno tavola, lo schermo da cereale, le tavole a bar verde, le clienti della pezza. E le quinte? Le quinte dove? Al gatto blu. Quanto sono grandi? 6, sono 4 da 2, da 1,90 per 2,50 e 2 da 1 per 2,70. Quanta gente c'è sabato mattina alle 8 alla Villa Bellini? Tutti. Sì, pensano quanti, penso tutti. Servono bomboni? No, servono braccia. Perché abbiamo 4 strutture da montare. Che vuol dire che i tecnici verosimilmente saranno alle 8 impegnati a tirare lampadine e cavo elettrico. Per cui se ci sono tante braccia che aiutano a scaricare, mentre si scaricano i tecnici cominciano a montarsi un po' di lampadine per le varie postazioni, merchandising, bar, eccetera, eccetera, tra le 8 del mattino e le 4 e mezza del pomeriggio dobbiamo aver montato tutto. Rischiare. Sporcarsi le mani, piantare chiodi, suonare la chitarra, scrivere. Sono tutte attività che hanno esattamente lo stesso valore. Dobbiamo solo stare attenti a non tagliarci troppo le mani prima di salire sul palco. Per riuscire a fare parlare e lavorare insieme ragazzi e ragazze che vengono da tutta la Sicilia, scardinare un attimino l'isolamento tipico di chi vive in quest'isola. Fondamentalmente è stato organizzarsi attorno a un bisogno. Attorno a un bisogno da un lato e attorno anche a un amore per questa terra dall'altro. Siamo artisti, come dicevo prima, e siamo persone unite insieme da un obiettivo comune, che è appunto quello di far vedere che un altro modo di vivere la cultura e di considerare il valore che può avere oggi in un mondo così difficile la cultura sia possibile. C'è fame, di vento, e chi manca non si può contare. Il problema della Sicilia è ovviamente un problema di classe politica e dirigente, che poi è ovviamente un problema di cultura e di senso, insomma, comune, insomma, condiviso. Ci sembra che l'unico modo che rimanga, l'ultima chance che rimanga ai siciliani in questo momento, soprattutto ai siciliani che fanno cultura, che pensiamo possa essere ancora la chiave della trasformazione delle città che viviamo, sia quella di costruire dei capolavori, non delle vie di mezzo, non sopravvivere. Io cambio idea sui pianeti, sulla storia del Big Bang, sulle scale dei palazzi troppo alti. Cambio idea sulle calze. Non credevo ai miei occhi e pensavo, no,
Non può essere. Un cicrio. Io ho un cicrio. Io ho avuto la fortuna di assistere al parto. L'Arsenale nasce pochissimo tempo fa, alla fine del 2011, sulla spinta del ritorno in Sicilia di un nostro caro amico e musicista che è Cesare. Mi raccontavano di questo uomo cantautore catanese, che lo conosco, Cesare Basile, che ha lanciato questo sasso in queste acque, a quanto pare vive, non acque morte, della Sicilia. E la cosa mi è sembrata veramente intanto entusiasmante e credo anche fattibile, perché l'Arsenale non è un'utopia, ma è un fatto molto concreto, e quello che è successo negli ultimi mesi nel territorio siciliano lo dimostra. Stiamo riuscendo a mettere in comunicazione in rete persone che vengono da ogni angolo di quest'isola, e lo stiamo facendo subito, sin dall'inizio. Siamo tanti, non c'è una gerarchia, non c'è un capo, per cui gli inquinamenti di carattere politico o no, gestionale, di potere, eccetera, sono molto improbabili all'interno dell'Arsenale, soprattutto rispetto alla filosofia delle persone che ci sono. L'idea è proprio quella, mantenere dei rapporti assolutamente libertari fra le diverse associazioni e poi coordinare queste associazioni ogni qualvolta si decide di fare, di organizzare un momento grosso di comunicazione verso l'esterno. L'Arsenale è una federazione che comprende associazioni, singoli, gruppi, compagnie, tutte le forme associative. Abbiamo scelto questa metodologia di lavoro perché ci sembrava la più libera, perché soprattutto tutte le individualità, sia di gruppo che strettamente personali, possono essere esaltate da questo metodo. L'Arsenale è da sostenere perché è una rete che parte dal basso, una rete totalmente scollegata con la politica, quindi non, che non soffre di influenze e di umori politici, è fatta da artisti, quindi gente che sa quello che fa e quindi può portare solo del bene. L'Arsenale fondamentalmente è un movimento di cittadini attivi che si occupano di arte e cultura, ma prima di fare questo sono dei cittadini. La forza dell'Arsenale per me sta in questo, rimanere in ascolto verso tutti, nei confronti di tutti, e tenerci forte. Non resta che fidarsi di una o due azioni vitali, che sono quelle che ti mantengono vivo, cioè che ti ricongiungono almeno una volta alla settimana con quello che chiamano l'essere. Beh, le armi, il desiderio è la nostra arma e le idee. Le armi sono quelli proprio dell'invettiva all'interno della proposta artistica. Cioè bisogna denunciare assolutamente lo stato indecente della cultura attuale in Sicilia soprattutto. Quindi si continua a spendere centinaia di migliaia di euro per degli eventi feticcio e non per cose come questo tipo. Just to be there by your side, I would carry roses to all the girls that I've kindly loved. Le mie armi sono una chitarra e una voce, per esempio, ma sono tantissime altre cose, anche un martello e un chiodo quando c'è da montare un palco acustico, per esempio. Ma il nemico
tempo credo che sia in parte proprio questa situazione di stallo culturale che oggi viviamo, che è data dalla mancanza, se vuoi, di un'attenzione da parte delle istituzioni, ma anche per quanto riguarda il teatro, dall'allontanamento del pubblico. Quanti sono gli artisti coinvolti? Sinceramente non lo so, abbiamo perso un po' il conto, però sono tanti, considera che comunque solo in questi due giorni abbiamo 30 gruppi che salgono sul palco, ci sono stati due o tre lavori di teatro, ci sono i fotografi, ci sono i videomakers, ci sono i pittori, gli scrittori. Al momento non abbiamo fatto un censimento e considera anche che abbiamo lasciato fuori tanta gente perché per questioni di spazio non c'entrava. Ma mai l'occhio è sazio di tagliare, ma mai è ricchia di sentire. Niente sotto il sole, niente sopra. Guarda, io sono molto preoccupato, oltre che entusiasta, nel senso che è talmente varia, utopistica questa cosa qua, che racchiude tanti di quei generi, che è qualcosa che spaventa, no? Spaventa anche me, che sono avvezzo a questo tipo di contaminazioni. Ognuno fa cose molto diverse agli altri e questo è, secondo me, la cosa fondamentale. Per cui si può creare un'alchimia. Scippaiova, e tutte queste cristiane ci cascono rincotto. Stiamo puntando perché le cose, cioè le varie discipline, siano sempre più integrate, non a compartimenti stagni e sempre più equilibrate nel peso. Però sfida impossibile, diciamo, la tua caratteristica qualitativa più forte di Arsenale, cioè questo bypassare il genere, il collettivo, il laboratorio, in modo da creare un circuito. Non sarà facile perché i materiali sono veramente eterogenei. Immagino un Arsenale che continui a crescere di anno in anno, che arrivi fino al più piccolo punto della Sicilia, che non è stato mai scoperto, fino al più piccolo artista, il più piccolo fotografo, il più piccolo pittore, che non si è stato ancora scoperto. Vorrei che toccasse tutti e li riunisse tutti. La scommessa è portare queste persone a fidarsi l'uno dell'altro e insieme costruire questo circuito che fondamentalmente deve essere un circuito di partecipazione civile. Noi siamo contentissimi, io ho evitato le lacrime diverse volte stasera, ieri sera, e niente, volevo salutarvi, darvi la buonanotte e ringraziarvi per essere stati tantissimi e invitarvi a seguire l'Arsenale e seguire i nostri concerti e soprattutto seguire i vari meeting che faremo in tutta la Sicilia. Grazie, grazie ancora a tutti. Buonanotte. Quindi non rimane altro che cercare di capire come ritagliarci gli spazi dentro le città. A focalizzare i tantissimi spazi della cultura che esistono in Sicilia ma che sono inaccessibili. Per cui anche solo darci dei luoghi che sono fatiscenti nelle città, che magari erano attivi negli anni 90 e adesso stanno cadendo a pezzi. Ecco, dateli a noi, li faremo vivere. Dateci qualche soldo, lo investiremo in quello. Personalmente io, come tanti altri, sono stanco di vedere che sulle centinaia di teatri che ci sono in Sicilia ne sono aperti meno di 30 perché gli altri sono in condizioni strutturali terrificanti o perché non si riesce a trovare una compagnia stabile.
lasciamo scorrere la parola.